llegar a casa viendo la televisión. A todas horas prensa el corazón. Ya llegar a casa viendo la televisión. Al mediodía sobredosis culebrón. Al 300 avanti Cristo. Ma non era una strada normale come questa, cioè una strada asfaltata. Era una strada bellissima. Perché lungo il percorso si potevano trovare delle statue, dei ponti interessanti. Poi vi faccio le domande. Allora, questa via Appia era ricca di ponti, di statue, di templi, quindi era una strada bella che percorrevano i viaggiatori, i militari per andare da Roma, andare poi verso Capua. Sapete dove è Capua? In che regione c'è Capua? Sotto la regione Lazio, che c'è? La Campania. Perfetto. Poi andavano dalla Campania, tagliavano qui, arrivavano a Venosa e poi scendevano verso Brindisi. Ricordatevi questo nome di questa strada, Via Appia, perché molti pezzi della Via Appia sono ancora presenti sul territorio. Però vicino alla Via Appia, per tagliare, per andare per esempio da Venosa verso la Puglia, che è da quella parte, verso Canosa, sono state costruite altre strade, minori ma sempre importanti. Ecco, la strada che noi stiamo per percorrere, più o meno la direzione, è una strada altrettanto importante che si chiama Via Erculea, ok? Che tagliava, che andava da Venosa verso Canosa, a Ercole, da Ercole, sapete chi è Ercole, sì? Ah beh, sapete, sì? Ok, perfetto. Allora, questa è la prima informazione che vi do, dopodiché andremo avanti nella storia. La leggenda racconta delle storie bellissime. Bravo, l'ha subito detto. Allora, il Laurus nobilis, nome scientifico. Le piante hanno un nome e un cognome. Qualcuno si è preoccupato nel tempo di identificarle. Linneo, lo svedese Linneo, che nel 1700 ha fatto un'opera mastodontica in cui ha dato il nome scientifico alle piante. Un nome e un cognome. Noi le chiamiamo con i nomi comuni per semplicità, quindi lo chiamiamo a loro, però il suo nome è Laurus nobilis, conosciuto dall'antichità. La cultura greca racconta del dio Apollo innamorato di una ninfa, che però lei non ricambiava questo amore, e praticamente fu chiesto agli dei, la ninfa chiese agli dei di allontanare Apollo. Il desiderio fu esaudito, ma praticamente la ninfa perse le sue sembianze e fu trasformata in una pianta. Una leggenda. È una leggenda, i miti greci bellissimi. E praticamente Apollo che fece? Per ricordare la sua ninfa amata, si cinse la testa di alloro e lo portò per sempre. Infatti si pensa che addirittura grazie ad Apollo l'alloro sia una pianta sempre verde. La vedete così sempre durante tutto l'anno. Infatti, una di quelle piante sempre verde. Nell'antica Roma invece veniva utilizzata per rappresentare la gloria, la potenza.
anche l'intelligenza, la cultura, tant'è che molti poeti, sì, esattamente, si cingevano il capo con l'alloro per dire che era il poeta anche laureato. Sì, sì, ancora oggi. Ancora oggi per goliardia si utilizzano le... L'alloro ha tanti usi, non l'avete mai visto, non l'avete mai... L'avete annusato? Annusato? Sì, strappate le foglie, doratele. Le vostre mamme lo fanno. Oltre gli usi in cucina fumata. Lo conosci, Mauro? Che cosa fa la tua mamma con questa cosa? Non l'ho mai messo, l'alloro non l'ha mai messo nelle castagne. Sto strappando, Sì, esattamente nelle castagne, ma se ne fa anche, le fanno i mussi, si fanno liquori, si utilizzano le bacche e grazie alle bacche questa pianta viene riprodotta, sono gli uccelli che rubano le bacche e poi le spargono qua e là e questa è la principale riproduzione di queste piante, vedete la natura come da sola riesce a far tutto senza che poi noi andiamo ad utilizzare, infatti noi abbiamo rubato i segreti della natura, nel vivaio si prendono le bacche, si mettono a maturare e poi dalle bacche nasceranno le nuove piante che verranno utilizzate, poi vedete, per fare siepi, per adornare, per utilizzare in vari modi. Allora, qualcuno di voi facesse un po' l'archivista, cioè la foglia che avete preso, tenetela così voi in classe potete anche potete disseccare tra delle foglie di giornale, la fate stare per qualche giorno, lasciate del nome scientifico il nome comune, che è molto rifornire i bambini di vitamina C che si ammalavano tantissimo. Considerate che 100 grammi di bacca contengono la stessa quantità di vitamina C di un chilo di arance. Quindi pensate quale potenza. Poi ha delle proprietà curative altissime. Se andate in erboristeria e chiedete le bacche. A parte se secca, è commestibile o fresca? Allora, vi racconto che cosa ho fatto quest'anno. Allora, siccome io ho vicino casa una... Allora, intanto le piante se le dobbiamo usare le dobbiamo sempre prendere non sulla strada, perché sulla strada c'è sempre tanto inquinamento. Avevo una bellissima pianta vicino casa di Rosa Canina e io sapevo di questa cosa della vitamina C e avevo trovato una ricetta per fare una marmellata. Allora, sono belli, intanto vi pungete quando le raccogliete, cioè c'è proprio la fatica fisica nel raccogliere la bacca della Rosa Canina, però poi c'è la soddisfazione, perché questa pianta effettivamente con queste bacche si riesce a fare una marmellata buonissima. Anche come diceva Giusy, un cucchiaino veramente ha delle, un cucchiaino di marmellata ha delle qualità straordinarie. L'unica cosa è che la bacca è piena di semini, un po' come le more, quindi va passata e quindi diciamo che il risultato è già una polpa abbastanza densa. Però vi posso garantire che la marmellata di bacca di Rosa Canina è fantastica. Come il liquore, voi non lo potete bere, però come le tisane, si fanno delle tisane fantastiche. Questa la conoscete sicuramente, Alessia, quindi? Questa la conosce, qualcuno la conosce? Questa è una pianta che per secoli ha aiutato i nostri antenati, perché le piante non hanno solo bellezza, racconti storici, mitologici, ma hanno anche un'utilizzazione pratica. Sapete che facevano tanto tempo fa, ma ancora adesso? Questa si chiama, il nome scientifico, sempre quel signore famoso, tanto intelligente e tanto bravo, che ci ha aiutato, tra l'altro, nello studio delle piante, che si chiama tassonomia. Linneo sempre, la chiama Spartium Junceum, al latino. Spartium deriva dal greco e si... Spartum significa corda. Esattamente, perché in particolare le radici, ma anche i fusti di questa pianta servivano per intrecciare delle corde robuste che venivano utilizzate poi sulle imbarcazioni. Facevano anche questa sì, si può variamente utilizzare, però l'uso principale era quello della... delle corde, sì, ma no, il giunco, quello è il giunco, Junceum, no, ricorda la parola Junceum, però praticamente Spartum significa, da Spartum significa corda, che propriamente facevano le corde, e oggi l'uso di questa pianta è ritornato in voga, sapete perché? Perché oltre a fare sempre le corde, tirano fuori un tessuto, un filato simile alla canapa, l'aiuta al lino, la sostituisce. Alle porte del pollino, buono, io non ho paura, se mi portano bene. Alle porte del pollino ci sono delle signore che sono in grado di filare
la ginestra e fanno le calze, i maglioni, addirittura riescono a tirare un filato molto robusto. Lo mettono a bagno, lo riescono a filare, a fare dei gomitoli e quindi a fare dei materiali. È una fibra particolarmente resistente. Poi se ne tirano fuori degli estratti, in particolare delle cere che vengono utilizzate per vari usi. Quindi vedete, è una pianta così bella, ma no, esattamente, che ha tante funzioni. Poi la leggenda ne racconta tante di storie, sembra che qualcuno, quando il fiore si dissecca, qualcuno pensava che fosse la pianta dell'oro, perché quando il fiore si disseccava un po' assumeva una colorazione color di oro. Quindi pensavano che questa fosse la pianta che producesse oro, immaginate all'epoca cosa potesse pensare. E poi ce ne sono... C'è qualcuno che addirittura ha utilizzato i semi, però non di questa varietà, di un'altra, per fare il caffè. Il caffè dei poverelli, si faceva prima con la cicoria, le bacche disseccate servivano per fare un caffè. Comunque è importantissimo, questa pianta è tossica nelle sue varie parti, quindi bisogna saperla utilizzare alle dosi opportune. E questa è la cosa importante. Come tutte le piante, le varie erbe officinali. Esattamente, fare una bella tisana con la malva silvestris, di cui si usano i fiori, le foglie più tenere, fatte disseccare. Ed è anche questa conosciuta fin dall'antichità, tutte queste piante sono antichissime, non sono scoperte recentemente. Si sono tramandate nei secoli e le tradizioni con loro chiaramente completate. Questa si chiama malva, circa 1500 anni. Ma non speriamo che ci faccia fino alla macchia mediterranea. Ciao! Periodistas de Radio Patio, el malujeo en tu profesión. Reyes, reinas, pises chulos, cantantes, poperos, odoreros, la hija de este o de aquel. Y el hijo de este o de aquel. Come vi dicevo prima, la strada Bianca era tagliata lungo il percorso da tante strade minori ma importanti, perché collegavano in questo caso la Basilicata verso la Puglia, anche se poi in un secondo momento anche in Puglia c'è stata una via molto importante che da Roma scendeva verso Brindisi per andare a prendere le navi, ed era la via Traiana, proprio dal nome di Traiano, che passava da Canossa, che è un altro posto importante dove noi troviamo tanti ritrovamenti archeologici. Il parco che noi stiamo visitando si trova effettivamente sulla via Erculea. Non sappiamo se era da quella parte o dalla parte opposta. Comunque si capisce che era una via importante non solo per il trasporto di merci dalla Basilicata verso la Puglia, che naturalmente non c'era la Basilicata come la conosciamo oggi, ma c'era un ampio territorio e quindi serviva anche per esempio per gli eserciti, per andare da una parte a un'altra aveva bisogno di una pavimentazione, di una strada agevole, ed è per questo che molto probabilmente questa strada era utilizzata ancora prima del 300, del 200, del 190 avanti Cristo. Nel 190 avanti Cristo la via Appia arrivò a Venosa. E questo perché lo sappiamo? Perché il ritrovamento archeologico di questo parco... Allora intanto, ragazzi, però io poi vi faccio le domande. Cominciamo a fare le domande. In quale anno è stata cominciata la costruzione della via Appia? 390 anni. Bravi. E in che anno la via Appia è arrivata come costruzione a Venosa? 190 avanti Cristo. Bravi. Siete bravissimi. Però, come vi dicevo, probabilmente
questa via di comunicazione esisteva già, perché il parco archeologico che è stato, diciamo, questo insediamento archeologico che è stato trovato qui è precedente. Allora, intanto qualcuno dice, ma cos'è questo posto? Questo posto è una cantina. Che cos'è una cantina? Dove si conserva il vino. Perfetto. Dove si fa? Dove si fa e dove si conserva il vino. Infatti, qui vedete questa bella struttura, che è una struttura moderna. È una cantina. Che sta scritto? Sapete di che cosa è fatta la struttura di questa cantina? Sono mattoni normali, secondo voi? Traforati. Mattoni? Traforati. No, guardate bene, il colore vi dice qualcosa. È grigio. È grigio. E assomiglia tanto a che cosa? Una pietra che viene fuori da... Tufo. No, il tufo è bianco. Dalla roccia. Dalla roccia. Vulcano. Da un vulcano. Pietra vulcanica. Bravi, quella è una pietra vulcanica. Voi sapete che tutto il territorio che noi abbiamo è un territorio ottimo per il vino. Perché? Perché noi abbiamo il... Cosa c'è lì che non si vede? In fondo? Cosa c'è? Il vulture. Che cos'è il vulture? È un vulcano spento, che però nell'antichità ha fumato. E come fumava? E i suoi lapilli, la sua lava, arrivava fino a questo territorio, tanto da cambiarne proprio la tipologia. E questa area è un'area ottima per il vino, proprio perché c'è nel terreno, c'è la lava, i lapilli del Monte Vulture. Oggi il Monte Vulture è spento e noi ne beviamo cosa? Il vino. Monte Vulture non dà vino, magari acqua. Quindi questo insediamento, che poi i signori Biceglia, quando ha costruito la cantina, scavando, ha detto, ma qui c'è qualcos'altro. E ha trovato questo insediamento, che è un'antica fucina dove si lavorava il ferro, quindi si facevano le armi a quell'epoca, risale al IV-V secolo d.C. quindi era anche un modo per difendere, a quell'epoca si difendeva con le armi, con le punte delle lance, e hanno trovato del materiale ferroso. Molto materiale ferroso, per cui si presume che sia stata abbandonata o dovuta a un'invasione di qualche altro popolo, oppure dovuta anche a qualche epidemia. Quindi hanno lasciato tutto e non c'è più niente. Qui si vedono là delle mura, quindi con del pavimento, quindi evidentemente erano anche abitazioni. Il numero degli abitanti non si sa quanti potessero essere. Si vede soltanto che ci sono una specie di buca, delle buche, dove si conservavano, oltre al cibo, anche del vino. Queste buche si chiamano pitoi. Tutto qua. Quindi questo, diciamo, nell'alto medioevo. Allora ragazzi, considerate, ma come c'era un posto qui dove si facevano le armi in campagna? Perché, come vi dicevo, questa strada, che era importante anche per la transumanza, sapete cos'è la transumanza? No. Sapete che cos'è la transumanza? Non sapete che cos'è la transumanza? Allora, nessuno, è mio di quinta. Allora, la transumanza... Dimmi. I pastori con il gregge andavano in prima in montagna in estate e poi scendevano in inverno. Perfetto. Quindi cosa succedeva? Che con le pecore, ma anche con le mucche, si spostavano a seconda delle temperature. Perché erano poi... erano proprio transumanti, perché i nomadi vanno in posti diversi, mentre i transumanti vanno sempre negli stessi posti. Per esempio, noi qui abbiamo un gruppo di persone che hanno un allevamento di mucche
che passano dalla Bellinese alla Lucania, proprio al Bosco delle Rose, perché logicamente loro hanno bisogno di avere sempre le mucche in piena forma e che il latte delle mucche possa essere conservato e possa essere lavorato. Qui in estate fa troppo caldo e quindi non si riuscirebbe a lavorare bene il latte. Quindi questa strada era utilizzata per la transumanza e quindi, siccome tante persone passavano, c'era bisogno di un presidio permanente che tutelasse tutte le persone che passavano. Ok? Quindi come dei soldati, come un esercito che doveva tutelare tutti i pellegrini. Ricordatevi questa parola pellegrini, perché poi la ritroveremo in un'altra storia. Va bene? Adesso facciamo il giro da quella parte, guardiamo tutto l'insediamento e poi proseguiamo la nostra passeggiata. Allora ragazzi, vedete qui che ci sono due altre tre, c'è anche un'altra qui. Ci sono delle ruote. Vedete quelle cose? Per macinare probabilmente i cereali. Certo. Ok? Quindi sono comunque degli utensili utilizzati per prepararsi da mangiare. Ok? Oltre all'officina avevano la mela. Lì c'è il pavimento. Qui c'è una tegola. È importante che anche i ragazzini imparino la storia dal vivo. Diciamo, per llegar a casa viendo la televisión, a todas horas prensa el corazón. Llegar a casa viendo la televisión, al mediodía sobredosis culebrón. Y aquí el tomate. Folclóricas en cárcelas, mafioso alcalde. La noticia es huelga de hambre. Con una scritta, che sta scritto? Restaurata. Cosa significa restaurata? Ma secondo voi questa fontana è stata scoperta in quell'anno? No. Allora, questa fontana è molto più antica, è molto più vecchia, ma possiamo anche utilizzare il termine antico, perché vecchio ha uno spazio temporale più vicino al nostro. Antico, come abbiamo utilizzato questo termine per i reperti archeologici, si riferisce a secoli e secoli fa, va bene? Allora, questa zona di Lavello è una zona ricchissima di fontane. La fontana non è altro che, diciamo, la costruzione intorno ad una sorgente di una struttura. Vedete, questa fontana ha la parte davanti, che è proprio il beccuccio che serve per far bere noi o per raccogliere l'acqua, e poi c'ha tutta questa vasca lunga, lunga, lunga. Secondo voi perché la vasca è così lunga? Per far bere gli animali. Per far bere gli animali.
Prima avevano i cavalli. Forse di più le pecore, di più le pecore, perché vedete è abbastanza lunga, ma anche abbastanza bassa. Allora, tutte le fontane che noi abbiamo, quelle che troviamo nella parte diciamo delle campagne, sono quasi tutte fontane che servivano e servono ancora oggi per far bere gli animali. E questo ci va a sottolineare ancora di più il fatto che questa zona fosse una zona nei secoli utilizzata dai pastori transumanti, che utilizzavano non solo la strada che già esisteva, ma anche il fatto che ci fosse tanta acqua. Allora, vi ricordate, prima vi ho detto nel parco archeologico, ricordate un termine? Pellegrini. Allora, cosa significa pellegrino? Salvatore, cosa significa pellegrino? Allora, è un pellegrino che... Chi è il pellegrino? Quello che è povero. No, quello che cammina a cammina. All'Avello non sappiamo un pellegrinaggio? Sì, della Madonna. E da dove partiamo? Dall'Avello per andare dove? Dalla Madonna dell'Incoronata. Per andare alla Madonna dell'Incoronata. Quindi è un cammino di che tipo? Di pellegrinaggio. È un cammino... È un... Bravo, è un cammino di fede. Giusto? Quindi il termine pellegrino è collegato strettamente, non una passeggiata. Noi stamattina mica stiamo facendo un pellegrinaggio, noi stiamo facendo una passeggiata. Mentre il pellegrinaggio è un cammino di fede. Allora, nei secoli, tanti tanti secoli fa, c'era un ragazzo che si chiamava Guglielmo. Guglielmo abitava nel nord dell'Italia, in una città che si chiama Vercelli, che esiste ancora. Questo giovane era nato in una famiglia ricchissima e quindi c'aveva tutto, c'aveva le case, c'aveva i vestiti, c'aveva i cavalli. Un giorno però sentì la vocazione, sentì qualcosa nel suo cuore che gli diceva di cambiare vita, di donare tutto quello che aveva ai poveri, perché se lui aveva una ricchezza, ce l'aveva solo lui, gli altri erano poveri, non poteva essere felice. E quindi donò tutte le sue ricchezze ai poveri e decise di fare il pellegrino. La prima tappa del suo pellegrinaggio fu una città in Spagna lontanissima, che esiste ancora adesso, che si chiama Santiago de Compostela. San Guglielmo, perché poi è diventato un santo, Guglielmo decise di fare questo pellegrinaggio per andare a visitare questa città e per andare soprattutto a toccare le reliquie di questo santo, che era proprio Santiago. Lungo il percorso trovò tanti pellegrini come lui e trovò tanta gente buona che lo voleva aiutare. Gli diceva: Guglielmo, siccome tu sei un uomo buono, noi ti vogliamo donare dei soldi per costruire una chiesa. E Guglielmo invece diceva: no, regalate questi soldi ai poveri. E così Guglielmo rimase fino a quel punto povero, perché aveva donato tutto ai poveri e lui era rimasto senza niente. Tornato dal pellegrinaggio in Spagna, a Santiago de Compostela, ha deciso di fare un altro pellegrinaggio importante. Secondo voi dove voleva andare? Un altro posto importantissimo per i cattolici? Roma, bravi. Roma, perché a Roma c'erano le spoglie di alcuni santi, i primi martiri. Chi erano i primi martiri del cristianesimo? Stefano, poi Pietro, Paolo. Una volta che arrivò, no, San Giacomo era in Spagna. San Giacomo è Santiago. San Giacomo è il santo, ok? Allora, una volta che arriva a Roma, prosegue il cammino perché vuole fare un altro pellegrinaggio ancora più importante. Per andare dove? In Spagna. In terra? Spagna. A Gerusalemme. E come si faceva in quel tempo per andare da Roma a Gerusalemme? Con i cavalli fin dove c'era la terra e poi? Con le navi. Con le navi. Dove si prendeva la nave? Ve l'ho detto prima. Dove si prendeva la nave? È troppo caldo qua. Allora, la nave non si poteva prendere a Napoli, perché sennò il giro doveva essere troppo lungo. Perché questa è la... qui è Roma. E qui è Napoli. Dovevano fare tutto il giro per andare verso Oriente.
No. Ve l'ho detto prima, vi ho parlato di una via. La via. Ne parleremo ancora in classe di questa bella uscita e quindi ringraziate Lucilla e tutti gli operatori del canile che ci hanno tranquillamente accompagnato in tutta questa bella giornata. Il tempo, se fosse stato più ventilato, sarebbe stato meglio, però va bene uguale. D'accordo? Allora io vi volevo ringraziare per questa mattinata. Ci sarà un altro appuntamento con altri vostri amici venerdì, tempo permettendo. E vi ricordo che questa strada è aperta, quindi quando vorrete venire con le vostre famiglie a fare una passeggiata, l'unico suggerimento che io vi do è che qui a fianco c'è il rifugio canile di Lavello, quindi se volete entrate, andate da Donato e uscite con qualche cane a fare una passeggiata, perché per loro è importante fare una passeggiata, anche una breve passeggiata come questa. Quindi questo nostro incontro stamattina, come avete visto, è un incontro a 360 gradi. Ma poi Lucilla, natura, animali, quello, sì, perché se ho notato che amano molto gli animali, per cui questa cosa la possono continuare con i genitori. Vengono qui. Allora va bene, puoi venire qui con papà a partecipare. Puoi adottare a distanza un cane, decidi tutte le domeniche di venire qui, di prenderlo, di fargli fare una passeggiata e lui è il tuo cane, ma sta qui. È contento lo stesso. Quindi voi per questa iniziativa potete continuare, quindi essere anche con i vostri genitori un supporto per il canile.